La provincia di Rimini prende la nostra cassetta degli attrezzi e decide di fare una pianificazione strategica in termini di turismo sostenibile all'interno del proprio territorio. Quindi fanno questa radiografia, andiamo avanti, per dirvi l'aspetto dell'identità. Stiamo parlando che nel Medioevo era un luogo per la sosta dei pellegrini provenienti dall'est nel loro viaggio verso Roma, e quindi partono storicamente con un turismo religioso. Poi nel 1843 la costruzione del primo stabilimento balneare a Rimini, e quindi un turismo per la salute, quando la medicina, il dottore diceva, hai bisogno di mare. Poi colonie estive, e il boom col turismo familiare avviene nel 1960 fino ai giorni nostri. Vai. Stiamo parlando di 2.700 strutture ricettive, 20.000 imprese, 20.000 imprese rivolte al turismo, 3 milioni di arrivi con 17 milioni di presenze. Il turismo a Rimini è stabilmente il settore principale dell'economia locale. Quindi, se funziona in questi posti e fa economia, non vedo perché non dovrebbe funzionare in un altro posto, no? Facendone del turismo il primo settore dell'economia. Questo è il picco, come vedete, fra luglio e agosto. Avete visto dove è arrivato? Vai. Questa è l'insostenibilità del turismo. Quando arrivano a questo livello dicono, ehi, basta, fermiamoci. Cioè, diciamo, se vai indietro per favore. Diciamo, si commenta da sola. Però, diciamo, questa, diciamo, ve la faccio vedere perché in determinati periodi dell'anno in questa terra stiamo così, o no? E noi, diciamo, almeno per me, ma sento anche altri amici, i periodi che vanno dal 20 di luglio a prima di Ferragosto, io non vado più al mare. Si può andare la mattina presto, oppure abbiamo fatto continuo un tentativo, ho detto guarda, quello è l'orario che però è insostenibile sotto l'aspetto proprio del, che è quello di quando i turchi si ritirano, noi andiamo al mare, che è verso le 2 l'ora di pranzo. Però è insostenibile il sole. Vai, grazie. Quindi fanno una, diciamo, RSA, una relazione sullo stato dell'ambiente, per misurare gli impatti ambientali che ci sono all'interno del loro territorio, e quindi impatti ambientali sugli spazi urbani, sui rifiuti, sul traffico, sull'aria, sulla costa, sull'acqua, sul mare, e chi più ne ha più ne metta. Diciamo, sono quelle che, quando abbiamo parlato del forum, vi ho stabilito come aree tematiche. Lì, per esempio, c'è un gruppo che vuole approfondire e lavorare sul discorso del mare, e quindi c'è un forum tematico mare, un altro acqua, un altro cultura, e tutto il resto. Andiamo avanti. Loro misurano l'impronta ecologica, come dicevamo l'altra volta, no? Cioè, è vero che arriva il turismo, ma chi misura l'impronta ecologica, gli impatti ambientali procurati rispetto a quelle tematiche
dal turismo, in questa terra nessuno. E come il PIL abbiamo detto va benissimo, santo PIL, ma il PIL non può essere lo strumento di benessere, di sostenibilità, di crescita di un territorio. Perché il PIL, io stabilisco che è una crescita nel momento in cui lo accompagno da un'impronta ecologica. Cioè, la fabbrica che produce, diciamo, occupa 200 persone e quindi produce economia, non è detto che sia sostenibile, perché quella fabbrica, quindi non posso misurare il benessere di un territorio solo attraverso il prodotto interno lordo, ma lo misuro in base alla qualità della vita, anche. No? Ilva, ex Isalcider, è vero che produce economia, ma contemporaneamente ha prodotto morte. Quindi che faccio io? Sposo quel tipo di economia che da un lato mi fa crescere il PIL e dall'altro io muoio? Quindi l'impronta ecologica misura l'area di terra e di mare necessaria per rigenerare le risorse consumate della popolazione umana e per assorbire i rifiuti prodotti. Quando arrivano e dicono scusa, qui teniamo una percentuale di densità di turisti per chilometro quadrato che è superiore a Tokyo, attenzione, che è vero che stanno portando economia e ricchezza, ma se noi continuiamo di questo passo si consumeranno tutto. E siccome per noi è la prima attività economica, se noi non difendiamo e non monitoriamo questa attività economica, abbiamo finito. Quindi, per dire, quanta terra serve per sostenere un abitante sul pianeta, per un cittadino italiano, per un cittadino africano e tutto il resto? Andiamo. Il senatore Robert Kennedy mise in dubbio la centralità del PIL, affermando che misura tutto eccetto ciò che rendeva la vita meritevole di essere vissuta. Questo tipo di economia è stata un'economia di PIL e ancora no, continuano a misurare la crescita di una nazione in termini di prodotto interno lordo. Che non è vero. Non è vero. Perché al prodotto interno lordo devo mettere qualità di vita. FIL, felicità interna lorda. Non netta, ma datecela almeno lorda. Andiamo avanti. Questo è l'altro progetto del bagnino ecosostenibile. Quello che vedete a destra è una campagna a livello europeo e internazionale sul turismo sostenibile, e quindi esiste già una rete di città che hanno sposato un turismo sostenibile, e ve lo ribadisco, stiamo parlando di economia, di imprenditori. Andiamo avanti. Questo è il primo stabilimento balneare sostenibile, in cui vedete doccia, la doccia va in una vasca di raccolta, c'è una rete filtrante, poi sotto c'è una decantazione, c'è un'elettropompa derivata da pannelli fotovoltaici, un impianto di irrigazione, quindi il circuito di quell'acqua è sempre quello. L'acqua delle docce viene riciclata e riutilizzata. Vediamo le cifre di un pannello, di un stabilimento. Con 12 pannelli fotovoltaici producono energia
per 1,5 kW. Due pannelli solari riscaldano l'acqua per le docce, un impianto per il recupero delle acque reflue delle docce, 300 i kilowatt di energia risparmiati ogni mese, 300, 3.800 i chilogrammi di CO2 ad anno che non vengono emessi in atmosfera, che lo stabilimento se lo gioca a livello globale. Dice, questo stabilimento contribuisce all'abbattimento di CO2 nell'aria, di emissioni, per tanti. Poi, 5.000 litri di acqua che vengono recuperati e riciclati. Ogni giorno dalle docce dello stabilimento balneare. Stiamo parlando, ecco l'imprenditore, questo l'acqua la paga. E siccome l'acqua la paga, automaticamente avrà un costo, anche per noi, se vado a consumare. Perché per lui i conti devono tornare. Spero che stiamo incominciando a capire che la domanda che faceva Antonio sotto l'aspetto del il risparmio che viene ammortizzato, il costo in più ma mi porta nel guadagno. Il pannello che ho messo per lo scaldino di casa mia è vero che mi ha chiesto un investimento di 1.100 euro, ma io per 8 mesi all'anno con il sole in questa terra, l'acqua calda mi viene da una fonte rinnovabile, dal sole, e la bolletta scende. Ho fatto un calcolo, i 1.000 euro li ho già recuperati e adesso entro nella fase del guadagno. Fare economia sostenibile significa a medio e lungo termine sulle cose più importanti. È vero che mi richiede l'investimento, però ho recuperato il pannello, adesso è gratis, l'acqua calda è gratis. Quindi dal momento in cui ho tirato la linea, per 8 mesi io guadagno. Dici, ma l'hai pagato, è chiaro? Quindi molti chili di carta, plastica, pile, vetro raccolti in modo differenziato e avviati al riciclo. Quindi lo stabilimento non è nato perché per un fatto di sensibilità, quella va bene. Io spero che rimanga questo fatto, che tutto questo percorso mi dà qualità di vita ed economia. La famosa fotocopia ti ho dimostrato attraverso una cultura di un'economia sostenibile, come tu stai guadagnando, non stai più pagando in più, perché ti ho dimostrato che stai spendendo 1,90 euro in più rispetto all'altra risma di carta. Ve l'ho detto, ma ve lo ribadisco, e vale per tutti, singolarmente, come nucleo familiare, come territorio. La migliore energia esistente è il risparmio. E lo ribadisco non in termini di avari, ma in termini di sostenibilità. Più riciclo, più risparmio. I rifiuti,
sono energia. Il legno riciclato porta un'economia in quanto ho già un abbattimento di costi in materia prima. Tanto il tavolino, una volta che l'ho fatto, lo devo dipingere, se lo voglio dipingere. Ma se i grandi settori dell'economia e le grandi, alcune grandi realtà hanno già intuito questo, significa che dice questa è la strada. Buona parte dell'ultima Ferrari c'ha un 30% di plastica riciclata. Se andate al Motor Show a Bologna, tutte le grandi Kawasaki e tutto il resto stanno ormai nella cultura del riciclo, della sostenibilità. Se la Renault mette la Clio CO2 dietro, lo sta facendo perché è sensibile, lo sta facendo perché ha capito che è il mercato del futuro e lì vuole andare. La macchina elettrica esiste dal 1840, non è mai passata, per dire, no? Andiamo avanti. Quindi, spiagge libere è un altro progetto che hanno fatto per un turismo sostenibile e accessibile a tutti. In questo stabilimento, vedremo più avanti, negli stabilimenti in termini sociali hanno fatto un passo di qualità per quanto riguarda tutte le fasce deboli. Quindi, in questo caso, spiagge libere per tutti era un abbattimento di tutte le barriere architettoniche, tutti i servizi dello stesso a disposizione dei normodotati. Qui è un progetto che faceva parte di un Interreg 3C, fatto insieme al coordinamento, era del Forum delle città delle Adriatiche e dello Ionio, un progetto finanziato per 1.400.000 euro per le città. Abbiamo attivato un'agenda 21 dell'Adriatico, quindi Est, Venezia e tutto il resto, e uno, diciamo, dei settori che quel progetto portava con sé era la sensibilizzazione e formazione sugli acquisti verdi, sullo GPP. Gli hotel hanno sposato questo tipo di progetto e quindi si è addirittura creato un portale degli acquisti verdi. Del portale degli acquisti verdi vi parlerà Paolo Fabri, che fa parte di Punto 3 e che, diciamo, mi sono permesso di segnalare e di portarlo all'interno di questo nostro gruppo, perché sono gli ideatori appunto degli acquisti verdi. Loro hanno tutto un portale ormai online. Andiamo? Poi degli eventi green, hanno lavorato molto su questo, sensibilizzare i visitatori alla cultura della sostenibilità socioambientale. Che attenzione, sensibilizzare, ve l'ho raccontata quella del Pandit e Kshatriya? No. Pandit e Kshatriya sono due termini indiani che si usano, sono del teatro indiano. Pandit significa coloro che pensano, Kshatriya sono coloro che agiscono. Non è detto che noi dobbiamo per forza sensibilizzare alla cultura della sostenibilità essendo pandit soltanto, e quindi attraverso la parola, attraverso la sensibilizzazione. Ma il teatro indiano rispetto al teatro occidentale è sacro, e la complementarietà di questi due mondi
anche l'occidentale dice, vabbè, non ci sono coloro che pensano il teatro e coloro che lo fanno, sì, per loro invece è sacro. Stiamo parlando del teatro e della danza Odissi. Essere la prima danzatrice di danza Odissi è come quando Dio disse a Gesù, scendi sulla terra. Sono degli eletti per questo tipo, ed è sacro. Ed essendo sacro, la complementarietà è sacra fra pensiero, fra chi pensa il teatro e chi agisce, quindi gli attori, i registi e tutto il resto. In questo caso, per noi, dobbiamo essere pandit e kshatriya. Diciamo, portare avanti, cioè, munirci della parola, dell'aspetto verbale, ma principalmente la sostenibilità ci chiede azioni, micro azioni, micro azioni. Perché il problema, diciamo, per quelli più storicamente più attenti all'ambiente, il problema è stato che abbiamo pensato l'ambiente. Tutti l'abbiamo pensato. Ma non abbiamo agito. E abbiamo pensato che dovevamo agire con situazioni eclatanti. No. Si agisce creando, come per voi oggi, quando ci salutano gli incontri nostri, chi in percentuale maggiore, chi in percentuale minore. Io ho attivato un processo culturale con voi. Il bicchiere di plastica non sarà più lo stesso bicchiere di plastica, che forse è una brocca d'acqua con un bicchiere di vetro. Non mi interessa la quantità, né tantomeno così, ma quello che deve essere importante è pensare, ma in particolar modo agire. Piccole azioni, micro azioni, perché diventa un percorso lento ma inesorabile. Se noi pensiamo che domani mattina l'Ecomuseo lo abbiamo già realizzato, è finita. Non ci interessa il progetto dell'Ecomuseo. Ci interessa il processo dell'Ecomuseo. Perché io ho capito che è nel processo che posso dare continuità e che faccio cultura e arrivo dove devo arrivare, se è una staffetta, se è un percorso in evoluzione, se il nostro paesaggio ogni anno cambia rimanendo lo stesso paesaggio. Questo deve essere. E per fare questo mi servono tanti progetti, ma il nostro non è un progetto del museo, dell'Ecomuseo, ma è un processo culturale, ambientale, sociale ed economico di sostenibilità. Abbiamo finito? Ah, ok. Possiamo... Si sono posti il problema della viabilità fra passato e presente, no? Diciamo, la situazione del passato è classica. Facciamo una... Quindi il porto, l'aeroporto, la stazione, le biciclette, ma in più gli scooter, ma solo se a metano. Ok? Andiamo avanti. Hanno preso l'energia, loro stanno facendo un grosso progetto inerente all'offshore, in mare. Andiamo avanti. Avrei voluto parlarvi di questo, ma la prossima volta, perché poi Rimini si è collegata alla BIT. La BIT non è la BIT di Milano, ma è la Borsa Internazionale del Turismo Sociale, in cui hanno detto
quando finisce il turismo di luglio e agosto, che facciamo noi? Questo la BIS fa solo turismo destagionalizzato e fa soltanto turismo per le fasce deboli, per tutte quelle famiglie che per un fatto di reddito non possono permettersi una settimana al mare. No, no, la BIS non è una, la BIS ruota la sede, diciamo, è una rete di città, di mare, anche, in cui entri dentro, fai parte di questa rete ed entri, che la BIS non è soltanto, diciamo, cultura, ambiente e sociale, ma è anche economia, perché nei momenti in cui la BIS si riunisce ci sono per esempio tour operator che cominciano a scambiare anche pacchetti di turisti, però destagionalizzando. Cioè, arrivano o a giugno oppure settembre, ottobre e novembre, e allora e all'ente pubblico non costa niente, se non assumere un ruolo che da un lato politicamente ti ritorna, perché comunque tu sei entrato in una grossa rete, anziché stare solo. Secondo, tu dai opportunità al territorio, ai tour operator. Dai opportunità che, per dire, Antonio dopo agosto può rimanere aperto settembre-ottobre, essendo settembre-ottobre può permettersi il lusso di un abbattimento anche di offerta dei costi, no? E quindi girano 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 turisti che erano impensabili fino a qualche giorno prima. E quindi gli alberghi chiudono a Rimini a novembre, dicembre, perché fanno maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre, ed è proprio mirato alla destagionalizzazione. Allora, qui puoi chiudere, sì, usciamo proprio, usciamo. E io vi lascio la prima, è che il vero viaggio non è scoprire nuove terre, ma occhi nuovi. E l'altra, che non ci sono venti favorevoli per chi non sa dove andare. Ma non ho finito. Perché voglio chiudere con un passaggio di nuovo di Sono apparso alla Madonna di Carmelo Bene, e poi vorrei leggervi Il canto dei nuovi migranti di Franco Constabile. Questo l'ho scoperto in treno. Non vi racconto la vita perché è lunga. È un poeta però calabrese e un professore di italiano, morto suicida a Roma. Sul sud. Sull'identità del sud. Insieme a Bodini io credo che siano le pagine più belle che io abbia mai letto. Il canto dei nuovi migranti. Dice: ce ne andiamo via, dal torrente Aron e dalla pianura di Simeri. Questo non c'entra niente. C'è questo Davide Donciotti, non è lui. Scusate. Ce ne andiamo con 10 centimetri di terra sotto le scarpe, con mani dure, con rabbia,
con niente. Ce ne andiamo dai campi d'erba tra il grido delle quaglie e i bastioni. Ce ne andiamo dai fichi più maledetti al limite con l'autunno e con l'Italia. Ce ne andiamo dai paesi più vecchi, più stanchi, in cima alle mante delle disgrazie. Ce ne andiamo rompendo pietrace con l'ultima dinamite, senza sentire più il nome Calabria, il nome disperazione. Troppo tempo a gridarci nella bettola il sette di spade, a buttare il re e l'asso. Troppo tempo a raccontarci storie chiamando onore una coltellata e disgrazia non avere padrone. Troppo tempo a restarcene zitti quando bisognava parlare. Via, via, via dai baroni, i Lucifero, i Conti Capialbi, scusate, i Solima, gli Spada, i Ruffo, i Gallucci. Usciamo dai bassi terrani, dal sudore dei loro trappeti, dai parmenti, dalla vendemmia, profondi, al lume di candela e senza respirazione. È scritto nei comprensori, è scritto nei fossi, nei canali, è scritto in 100.000 rettangoli, alto su due pali, cassa del mezzogiorno. Ma io non so che cosa si stia costruendo, se la notte o il giorno. Noi, vivi, noi morti, presi e impiccati 100 volte, ce ne siamo già andati, staccandosi dai rami, dai manifesti della Repubblica, di notte, come lupi, come contrabbandieri, come ladri, senza un'idea dei giorni, delle ciminiere degli alti forni. Non chiamateci da Scilla con la leggenda del sole, del cielo e del mare. Siamo bene legati a una vita, a una catena di montaggio. Milioni di macchine escono targate Magna Grecia. Addio terra, terra mia, lunga e silenziosa. Franco Costabile, La rosa nel bicchiere e altre poesie. E questo è il Sud. Vi ricordate, no? Come abbiamo aperto. E questo è proprio il nostro, è un Sud azzoppato. E come dice il maestro, ad un Sud azzoppato non resta che volare. Ho finito. Grazie. Ok. Perché un applauso non tiene compagnia. Non date retta. Va bene.